La piazza. Ti chiedo, cosa indossi oggi? La giacca è di pelle. Giacca presa in un second hand. Florence Black. Maglione de amante. Scarpe di Cowell. Giacca combo. Oh, telecamera. Pezzo unico. Un trench. Un cardigan vintage. Un cappello Wild Root. Ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi siamo a Carpi, la mia città. È una bellissima giornata. Dietro di me vedete il Duomo. Sono nella piazza principale. E come dicevo, bellissima giornata. Ci sono anche un sacco di eventi oggi, come ad esempio Carpi in Fiore, dove troviamo tutti degli stand di fiori e piante lungo tutto il corso della piazza. E oltre a questo c'è l'Ultra Market, che è l'evento in cui sono di solito, mercatino vintage con vari espositori. Oggi non c'è DJ set, ma lo fanno dietro al teatro con solo espositori. Andiamo a vedere cosa troviamo di interessante e magari qualche outfit. State con me. Guardate che bella la piazza. Questo è il Duomo. Ecco voi il castello, con l'orologio, la torre e poi tutto il corso qui. Parto le bancarelle da qua, poi vi farò vedere dove arrivano. Dimenticavo di farvi vedere anche il super teatro di Carpi, eccolo qui. Dentro è bellissimo, adesso però non ho l'occasione per farlo vedere dentro. Lo vediamo solo da fuori e qui inizia il corso con tutti gli stand. Abbiamo lasciato la piazza qui e ci inoltriamo dietro ai giardinetti dove appunto inizia il market. Eccoli qua. Ecco qua, questa è la piazza dietro, piazzale Restolfo. Ho appena passato il viale. Questi sono dei limoni, credo. Ora siamo da Prince, negozio in modo uomo, Carpi. Ti chiedo, cosa indossi oggi? Ciao ragazzi, oggi indosso una giacca di pelle zebrata, interno foderato, anche con la tasca inserta in pelle, t-shirt a V, molto morbida, molto scialla, in viscosa. Ok. Pantalone baggy, cavallo basso, con risvoltino perché io li amo, e golden goose. Ok. Molto morbida. E questo è l'outfit di oggi. Bello. Ragazzi, secondo te qual è il pezzo dell'estate che andrà di più? Primavera estate. Per me andranno tanto le giacche pitturate a mano, giacche vintage. Ok. E la butto lì. Ah. Giacca pitturata a mano questa. Stile David Bowie. Fantastica. Ad esempio. Bello. Grazie mille. Ciao. Ciao caro. Chiedo, cosa indossi oggi? Allora oggi indosso un bomber di Rick Owens. Fantastico. L'SS22. Sì. Maglietta nera. Sì. Blazer deformato. Sì. Pantaloni semplici, diciamo sartoriali. Ok. Scarpe Rick Owens, Cyclops. Di Valle Chelsea tipo, giusto. E tu? Giacca combo, sempre Rick Owens. Sì. Camicia GCDS, semplicissima, maglia nera. Sì. Ok. Borsello Rick Owens. Belle. Pantalone classico Supreme. Sì. E Bugan Rick Owens. Fantastico. Siete qua di Carpi? Sì, no, di qua vicino. Sì. Dove? Letto sulla secchia. Ah, ok. Buona giornata. Grazie. Ciao. Tanto. Cosa indossi oggi? Un cardigan vintage. Veramente bello. Poi? Un cargo Carhartt. Sì. E delle Dunk. Ok. Sei qui di Carpi? No, sono di Sassuolo. Ah, di Sassuolo. Ok, piacere di averti conosciuto. Buona grazie, giornata. Piacere. Ciao. Ciao.
chiedo, cosa indossi oggi? Allora, oggi indosso degli occhiali retro Super Future. Sì. Un trench. Sì. Una camicia presa al negozio di vintage, una maglia t-shirt total black. Sì. Pantaloni Zara. Ok. Delle scarpe, delle Clark nere un po' consumate adesso. Ok. Ok, piacere di averti conosciuto, buona giornata. Piacere a voi, grazie a voi, buona serata. Questo è il castello da dietro. Biblioteca. Allora, oggi indosso questo cappellino M. Leon d'Or, poi indosso questo maglione di un brand inglese che si chiama Florence Black. Vedere qua, dietro. Qui ho questa borsa di pelle di Lemaire fatta a croissant. Quella qui. Pantalone nero Rick Owens. All Star Converse blu. E infine qualche anello di Great Frog. Ragazzi, ora vi porto anche a far vedere un bellissimo negozio che hanno fatto da poco qui a Carpi, che si chiama Bernardelli Store. Qua c'è la parte da uomo e qua la parte da donna. Questa borsa di Jill Sander. Qua siamo nel reparto da uomo. Un sacco di Jill Sander anche qui. Non ho niente di Jill Sander, però piacerebbe prima o poi prendere un pezzo. Ad esempio, bello questo. Abbiamo la collaborazione tra Marni e Carhartt, abbiamo alcuni pezzi, giacca con fiori, borsa e anche quest'altra borsa qui, Air Jordan 1. Daily Paper, Bikis. Anche Driss, un altro dei miei ben preferiti. Lemaire. Bevi questo. Ti chiedo, cosa indossi oggi? Allora, scarponi di ASOS. Sì. Pantalone rubato dall'armadio di mio papà. Sì. E cintura anche di Valentino, di mio papà. Sì. Molto felpa, bello. Penso Zara. Ok. H&M. E giacca presa in un second hand di Carpi. Molto bella. Vintage con questo effetto, esatto. Vissuto. E cappellino Ralph Lauren. Ok. E gioielli di famiglia, la fede di nozze, l'anello di fidanzamento. Okay. Perfetto, molto bello, quanto. Complimenti. E tu? Io scarpe New Balance. Sì. E pantalone dell'archivio dell'ufficio, quindi sì. Non mi ricordo, un vintage, maglione Deamante e okay. Giacca di Mango. Per cappottone, occhiale? Ah, occhiale Saint Laurent e basta, gioielli okay. Non ne ho, gioielli da piccolo. Grazie mille ragazze. Grazie a te, ciao. Ciao.
Bottega, giusto? Sì. Questo era un altro dei miei negozi preferiti qui a Carpi. Vi ho fatto vedere un po' cosa abbiamo, cosa proponiamo. Ciao, allora ti chiedo, cosa indossi oggi? Allora, partiamo dalle scarpe, che è un mocassino di Gucci, sì, modello 1953, che è il primo mocassino ideato da Domenico De Sole per la Maison. Fantastico. I pantaloni sono dietro, in velluto a costine. Sì. La camicia è una camicia sartoriale di una sartoria inglese. Vediamo, riesci a aprire? Sì. Giusto un attimo. Fatta su misura, naturalmente. Ok. La cintura è una cintura di Brunello Cucinelli in coccodrillo. Sì. La giacca è una giacca sempre in velluto costine, ma di Prada. Ok. E invece la cravatta è una cravatta inglese. Come gioielli è qualcosa, l'orologio? Gioielli ho l'orologio, che è un GMT Master Pepsi del 1972, codice referenza 1675. Caspita. E l'anello con lo stemma di famiglia. Ti chiedo anche che consiglio daresti a chi è appassionato di moda? Rimanere sempre aggiornati e essere se stessi senza cadere nel ridicolo. Ok, grazie mille. Prego. Ciao. Ciao. Oh, telecamera. Abbiamo anche una selezione di occhiali vintage. Murgolo. Tu sei? Giovanni. Piacere, Davide. Ciao, Davide. Fammi vedere un po' che cos'hai, vedo occhiali vintage. Allora, occhiali vintage, originali, nuovi, mai indossati. Ok. Da collezione o da indossare. E qualche occhiale moderno, molto ricercato, Factory 900, giapponese, pezzo unico di questo colore. Fantastico quello, super particolare. Nikita, già di 6-7 anni fa, stampato in 3D. Ok. E ormai molto raro diventato. Pezzo molto set. Raro. Ray-Ban Bausch & Lomb, Perso Ratti, Ray-Ban degli IP anni 60, okay. Tutti in new stock. Interessante, interessante. Okay, grazie mille. Prego, ciao. Ciao ragazzi, chiedo, cosa indossi oggi? Oggi indosso l'unica cosa che conta nella vita, un cappello Wild Rood. Ok. Anche i nostri ponci Wild Rood, che sono sempre over the top. Ok. Piacere di avervi conosciuto. Grazie. Buona giornata. Mille, anche a te. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Dopo i vari eventi in cui sono stato, in vari pitti, settimana della moda, nelle varie città, ci tenevo a farvi vedere anche la mia. E perciò se il video vi è piaciuto mettete like, pollice in su, iscrivetevi al canale e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao.